Io sono greca. A dire la verità, sono veramente preoccupata perché il mio paese in questo periodo confronta molti problemi economici, gli stipendi sono abbassati, abbiamo preso molti prestiti e stiamo per fallire. Allora, crede che l'euro finalmente sopravviverà? Che cosa penso, sinceramente? Che l'euro resisterà perché nessuno ha interesse a buttarlo a mare. Non certo la Grecia, non certo l'Italia, ma soprattutto non certo la Germania, perché la Germania oggi è di gran lunga il paese più potente, più forte d'Europa, grazie all'euro. Pensate, quando mi sono laureato, poco dopo, no? Nel 1963-64, mi sono laureato nel 61, il cambio lira marco era 156 lire per ogni marco tedesco. Quando con Kohl abbiamo stretto l'ultimo accordo per l'entrata dell'Italia nell'euro, 990 lire per ogni euro, per ogni marco tedesco. Quindi abbiamo svalutato di 600%, cioè di 6 volte abbiamo svalutato. La stessa cosa o simile hanno fatto gli altri paesi europei. E la Germania non ha mai potuto accumulare un surplus. Oggi, solo nell'ultimo anno, ha avuto un surplus di quasi 200 miliardi di euro, perché proprio guadagna nei suoi. E la vera Cina in questo momento è la Germania. Allora, vedete, il populismo trionfa, i politici compiacciono il loro elettorato, ma quando arriviamo al sodo, la comunità degli affari tedesche non ha nessuna intenzione di abbandonare l'euro.